Un negozio vintage o vintage, se preferite, che vende capi di abbigliamento, accessori e materiali d'arredo di qualità, ma usati. E all'insegna del motto «Non si butta via niente, tutto si ricicla», il primo social shop aperto a Carpi. Si trova in Corso Fanti, in pieno centro storico, ed è stato inaugurato nel settembre 2010 per iniziativa della cooperativa sociale EORTE. EORTE, che in greco significa festa, è stata costituita il 5 maggio 2010 da una trentina di famiglie e altri soggetti privati, tra cui Caritas e Nazareno di Carpi, che di fronte alla crisi economica hanno deciso di rischiare e fondare una nuova impresa per offrire un'opportunità concreta di lavoro a un certo numero di persone. La cooperativa, che aderisce a Conf Cooperative Modena, è, tra virgolette, figlia di Venite alla Festa, una comunità di famiglie che si incontrano ogni settimana presso la parrocchia di Limidi di Soliera per educarsi reciprocamente alla fede in Gesù Cristo. Il social shop è aperto dal mercoledì al sabato grazie a un gruppo di volontari e offre anche la possibilità di portare oggetti in conto vendita per chi vuole ricavare una piccola fonte di reddito. Rispetto ad altri negozi di vintage o che propongono articoli a basso prezzo, EORTE ha puntato prima di tutto su oggetti firmati di alta qualità, che non si usano più perché fuori moda. Consegnati in ottimo stato, puliti e stirati, possono essere venduti a prezzi contenuti per favorire soprattutto i più giovani. Il ricavato serve a sostenere le attività solidali svolte dalla cooperativa. Siamo riusciti a distribuire un po' di ricchezza, non tantissima, ma nel nostro piccolo quella è comunque una cosa importante, a diverse persone che si sono trovate in difficoltà perché non avevano lavoro, e quindi siamo riusciti a dare così la possibilità di lavorare temporaneamente o in modo poi prolungato o per periodi più o meno lunghi a persone in stato di necessità, tramite la rete che si è creata, appunto tramite le conoscenze dei soci della cooperativa. Questo era ed è il nostro scopo principale. Oggi la cooperativa conta una settantina di soci, 6 dipendenti, 2 dei quali a tempo indeterminato, una ventina di volontari, e ha ampliato le proprie attività sempre nell'ottica di aiutare le famiglie. Una di queste è un servizio a domicilio di sostegno ai genitori con figli che hanno problemi di apprendimento scolastico. EORTE gestisce anche un appartamento, la Casa del Glicine, che accoglie temporaneamente madri in difficoltà. Inoltre offre un servizio di pulizie per aziende e condomini, negozi e alloggi privati. La cooperativa ospita nel social shop il banchiere mobile di Banca Etica, che ogni secondo giovedì del mese riceve a Carpi il suo appuntamento. Tra i progetti per il futuro c'è l'avvio di un orto sociale. Dei nostri soci c'è anche un gruppo d'acquisto solidale che è Gas La Festa, che noi chiamiamo nostro fratello, assieme al quale abbiamo potuto prendere in gestione un piccolo terreno nel quale appunto faremo questo primo esperimento di orto sociale, dove andremo a coltivare in modo assolutamente biologico i prodotti che la stagione può dare.